Il dipinto di Giovanni Balducci. Forse nel prosieguo della sua vita, Carlo Gesualdo si pentì dell'atto criminoso commesso e forse per questo maturò l'idea di trasformare il suo pentimento in un'immagine pittorica dove raffigurare le persone più care della sua famiglia, nell'atto di chiedere perdono alle divinità celesti per i peccati commessi. Carlo Gesualdo commissionò l'opera al maestro fiorentino Giovanni Balducci nel 1602 circa. L'opera venne realizzata e custodita dal principe e dopo la sua morte, avvenuta nel 1613, fu posta nella cappella privata della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Avellino. Il dipinto è stato spesso oggetto di restauri, l'ultimo dei quali eseguito dopo il sisma che ha colpito l'Irpinia il 23 novembre 1980. Il perdono di Carlo Gesualdo, questo è il titolo dell'opera, testimonia la devozione del principe e rappresenta il principe in ginocchio, con le mani giunte, nell'atto di chiedere perdono, tramite l'intercessione dello zio San Carlo Borromeo, posto al suo fianco. A Cristo giudicante alla Vergine, San Michele, San Francesco, San Domenico, Santa Caterina e Santa Maria Maddalena. Di fronte al principe è rappresentata la moglie, Eleonora d'Este, anche lei in ginocchio, in atto di preghiera, e al centro c'è il loro figlioletto Alfonsino, morto in tenera età, raffigurato con le ali, come un angioletto. L'opera misura circa 500 centimetri per 300 centimetri. La mano del maestro Balducci sembra essere stata guidata dalla divinità celeste, che toglie i peccati del mondo e ridona la pace a tutti coloro che si pentono dei propri peccati.